ferito, anche se il piano di terapia e di cura sta avanzando. Le canne sono state restaurate e attendiamo che il piano, il progetto sia definitivo per poterle montare in sicurezza e poter avere di nuovo una agibilità dell'organo piena. L'organo suona ancora attualmente, non è stato manomesso in modo eccessivo, però siamo ancora un pochino in attesa. Quando prevede che l'organo ritornerà a posto? Ecco, vorremmo poterlo inaugurare, fare una seconda inaugurazione in prossimità della festa di Sant'Agnese nel prossimo gennaio. Abbiamo già rimandato 2 o 3 volte, ma sono cose un pochino delicate da sistemare e da completare, quindi io ho fiducia che in gennaio, metà gennaio, possa essere di nuovo pienamente ristabilito. Siamo gli unici sponsor di queste operazioni, il resto verrà trovato dai parrocchiani direttamente. Il Rotary Modena è sempre molto attento a quello che succede nella sua comunità, e poiché la chiesa è una chiesa importante, molto frequentata, alcuni dei nostri soci sono parrocchiani, siamo stati sensibilizzati a venire incontro a Monsignor Biagini, che anche lui è una persona eccezionale. Abbiamo potuto trovare questo nei nostri fondi, pur avendo già dato un importante contributo alla Città dei Ragazzi, alla Galleria Estense, dove siamo stati ultimamente ospiti la dottoressa Bagnoli, per altri service. Siamo riusciti nelle pieghe del bilancio della nostra associazione a trovare un contributo di alcune migliaia di euro che permetterà alla parrocchia di Sant'Agnese di terminare questa operazione. L'operazione doveva essere terminata per oggi, ma come ci ha spiegato Monsignor Biagini ha avuto qualche problema di montaggio, ma questo fa parte delle cose della vita, ma come vediamo le canne nuove dell'organo sono qua dietro noi e presto verranno installate. Il giorno dell'installazione verrà fatta una cerimonia di inaugurazione che, se la stampa vorrà partecipare ancora, ci farà molto piacere. Questo è uno dei numerosi service che Rotary di Modena da anni fa sul territorio. È impegnato anche in service all'estero, nei paesi più disagiati, ma ritengo che la comunità abbia bisogno dell'aiuto e noi vogliamo stare vicino, per quanto sia possibile, alla nostra associazione, ai bisogni della città attraverso dei service che non sono beneficenza, non sono elargizioni, ma sono aiuti concreti.